Partiamo un po' dal fatto che comunque sì, è arrivata questa notizia, è stata definita la scoperta del secolo, però lei in quell'articolo in qualche modo dice sì, è stata una scoperta, ma in qualche modo era già nell'aria, era stata in qualche modo già annunciata, giusto? Giusto, era stata già annunciata mesi prima, in effetti, perché voi sapete che la scoperta è stata annunciata l'11 febbraio, ma l'evento diciamo, al quale ci riferiamo è avvenuto il 14 di settembre, se non sbaglio. Quindi, è stato rivelato da questo strumento che si chiama LIGO, che in effetti sono due strumenti a circa 3.000 km di distanza negli Stati Uniti, e questi strumenti hanno, diciamo così, oscillato più o meno insieme, in effetti uno 7 millisecondi prima dell'altro, ma questo è normale perché anche le onde gravitazionali vanno alla velocità della luce, rispondendo a questa sollecitazione che viene dallo spazio profondo. È stata una sorpresa per gli scienziati che lavorano in LIGO, perché lo strumento era stato letteralmente acceso 2 giorni prima, quindi stavano ancora più o meno facendo i controlli e hanno visto questo segnale incredibilmente forte e chiaro, tant'è vero che tutti adesso finalmente cominciano a parlare, perché prima avevano tutti la bocca chiusa, hanno pensato che fosse un segnale fasullo, uno di quelli che vengono immessi nel sistema all'insaputa di tutti, cioè c'è solo 2 o 3 persone che sanno, che decidono di immettere il segnale fasullo, e in questo modo, cioè il segnale fasullo è pensato per controllare che tutto vada bene, che la gente sia attenta, non si stia in qualche modo addormentando davanti ai monitor. Questo segnale era talmente bello da sembrare non vero, quindi ci hanno messo un bel po' di tempo a convincersi. In effetti, quelli che alla fine sapevano che il segnale non era fasullo, pensavano che fosse qualche altro tipo di scherzo della natura, perché veramente è un segnale da manuale bellissimo, e il fatto che così forte, così chiaro, così bello, 3 giorni dopo che hanno acceso lo strumento, era veramente troppo bello per essere vero. Quindi evidentemente dobbiamo pensare che stiamo parlando di collaborazioni mondiali che contengono, diciamo così, circa 1.000 persone. Quindi cominciano a partire degli email, evidentemente tutti hanno l'ordine tassativo di non dire niente, ma magari, che so io, due fanno un sorrisino davanti alla macchina del caffè parlando con un collega, cioè non è che stiamo dicendo che nessuno abbia rotto la consegna del silenzio, ma tutti sanno che questi signori lavorano in LIGO, sanno che la scoperta deve avvenire un giorno o l'altro, quindi cominciano a vedere la gente che tutti corrono in una stanza, si chiudono dentro e tutti fanno qualcosa così, e allora cominciano a tirare su le antenne. Ed è in questo caso che io ho detto che appunto a LIGO si applica il teorema della pizza. Il teorema della pizza è in effetti un modo con il quale i reporter americani cercano di capire se c'è qualche situazione difficile, di crisi, diciamo, militare al mondo.
il teorema della pizza dice che quando alla sera al Pentagono vengono recapitate molte pizze, significa che sono in corso delle riunioni che evidentemente andranno avanti fino a notte fonda e quindi impediranno alla gente di andare a casa a mangiare. E quindi vuol dire che c'è qualcosa da discutere. E quindi non si sa se il problema è in Cina piuttosto che in Indonesia, piuttosto che in Kenya, diciamo così. Ma i giornalisti sanno che non è il caso che vadano via, è meglio che stiano lì ad aspettare che poi i grandi campi escano cercando di capire qualche informazione. Quindi è per quello che così io ho detto che la scoperta delle onde gravitazionali in qualche modo è stata indovinata, diciamo così, proprio perché c'erano tutta una serie di indizi che portavano tutti allo stesso risultato. Poi evidentemente qualcuno ha sbirciato il lavoro che questi hanno sottoposto a una rivista perché a un certo punto è arrivato, addirittura pubblicato su un giornale, una mail di uno che diceva: "Ah, mi hanno detto che hanno visto dei buchi neri di tot masse solari", cioè poco mancava che dessero, il passaporto dei buchi neri, no? C'era tutto, quanto pesavano, cosa avevano mangiato ultimamente, e tutte queste informazioni. Quindi alla fine, diciamo così, la notizia si propaga in qualche modo. Ed è come nel Barbiere di Siviglia, che si comincia con un sussurro e poi si arriva al colpo di cannone. Quindi poi diciamo il problema è che, e quindi questo qui mi ha fatto passare alle famose teorie del complotto. Teorie del complotto che ce ne sono tante quante vogliamo. La NASA non ci dice che ha visto gli extraterrestri, ma gli extraterrestri ci sono. La NASA non è stata sulla Luna, gli astronauti hanno fatto tutto in un set cinematografico e noi come dei boccaloni ci crediamo, eccetera. Tutte queste idee sono semplicemente idiote, per l'ottimo motivo che quando la NASA andava sulla Luna c'erano più di 400.000 persone coinvolte. Ora, non tutte erano direttamente coinvolte con gli astronauti che andavano sulla Luna, però ce n'erano molte centinaia che erano direttamente coinvolte con gli astronauti. Pensare queste persone per decine e decine di anni non abbiano mai lasciato, non si siano mai lasciate sfuggire un indizio dal quale risalire al complotto è assolutamente ridicolo. E in verità poi c'è stato uno scienziato americano che ha cercato di scrivere delle formule per dire quanto può durare un segreto, visto come funzione del numero di persone che lo sanno. Perché chiaramente se il segreto lo so solo io e io sto zitta, il segreto me lo tengo. Se il segreto lo sanno 10 persone, devono stare zitte tutte 10 le persone. Ecco. Se io poi litigo con una delle 10 persone, quello lì per fare un dispetto a me comincia a mettere in giro voci, allora il segreto non esiste più. Quindi era tutto un po' un tentativo di rendere tangibile il senso di aspettativa, di proprio entusiasmo. Il
il sentimento di essere davanti a una grande scoperta, un grande passo per tutta l'umanità che improvvisamente ha visto diventare realtà delle idee, dei sogni, e quindi diciamo è questo qui. Le onde gravitazionali e il teorema della pizza vanno molto bene insieme. Mi fa molto piacere salutare gli ambasciatori della festa della scienza e della filosofia. È bellissimo vedere dei ragazzi che si vogliono impegnare su questi temi e sono sicura che sarete bravissimi.